Quella rilanciata da Tutto Sport è una notizia molto ma molto importante, una notizia da attenzionare, una notizia particolare che riguarda il mercato della Juventus. Vi dico solo che il Tutto Sport apre con questa frase: c'è un ragazzo che sulla fascia corre come il vento e che già da bambino faceva parlare di sé, da predestinato. Il suo nome rimane impresso a tutti gli osservatori che vanno a visionarlo perché difficilmente si può dimenticare. Scopriamo di che si tratta perché ci sono importanti novità da questo punto di vista. Prima però vi ricordo un paio di cose. La prima, scaricate OneFootball perché è l'app migliore per essere totalmente aggiornati sul mondo del calcio, gratuita, personalizzabile, sponsor ufficiale di FCM Sport ma anche della Juventus, perché se andate allo Juventus Stadium trovate i stand, proprio i box di OneFootball. Quindi cosa aspettate? Scaricate dal link che c'è qui sotto in descrizione. Altra cosa molto importante: supportate FCM Sport, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportate questo contenuto con un semplice like. Perché? Perché qui troverete tante novità a tema Juventus, ma troverete anche tutti i post partita per il Mondiale Qatar 2022. Quindi mi raccomando, seguiamoli insieme qui su FCM Sport. E allora, parlavamo di un ragazzo che ha un nome particolare che affascina tutti gli osservatori, che ha affascinato in passato tutti gli operatori di mercato. Parliamo di un giocatore che è denominato come uno dei prodigi del calcio francese, un giocatore che in casa Lione considerano come il futuro crack della squadra. Malo Gusto, un esterno, un terzino molto interessante che dicono possa diventare il futuro della fascia sinistra della Juventus. I dirigenti della Juventus, ma soprattutto gli osservatori della Juventus, hanno analizzato e hanno trovato in questo ragazzo un prospetto molto interessante. Parliamo di un ragazzo classe 2003, ha 19 anni, ma vi assicuro che è un prospetto di altissimo livello. Non so se ricordate, avevo cominciato qualche mese fa una simulazione di una carriera sul gioco, sulla piattaforma FIFA 23 con la Juventus, e come terzino avevo preso proprio Malo Gusto, perché conoscevo già le grandi abilità di questo ragazzo e conoscevo l'identikit di questo ragazzo. Un'operazione che la Juventus vuole mettere in piedi, che può portare questo ragazzo a Torino. Scopriamolo meglio, cerchiamo di capire che tipo di terzino è, che tipo di giocatore è. Partiamo dal presupposto che è un terzino che ama partire da destra, cioè un terzino destro, ma che all'occorrenza può essere anche utilizzato come terzino un po' più alto, in un ipotetico 3-5-2 o in un ipotetico 3-4-2-1. Parliamo di un ragazzo che secondo me ha la stoffa per diventare un gran bel giocatore. Non è il classico terzino, ha una struttura fisica che lo differenzia dai classici terzini, perché non è piccoletto, perché se vi parlano di un terzino di fantasia, vi immaginate il terzino bassino, sotto il 1,76 m, piccoletto, rapido, con grande tecnica. Lui invece, e per questo secondo me piace la Juventus e piace anche a Max Allegri, ha una struttura fisica diversa, perché è alto ed è robusto, è strutturato fisicamente, grandi mezzi atletici che gli consentono, alla sua giovane età, 19 anni, di competere ad altissimi livelli. Qualcuno lo ha già paragonato a Alfonso Davies come caratteristiche, che però ha iniziato in una posizione un po' più avanzata, ed infatti lui aveva cominciato quasi come un trequartista, cioè lui ha dei piedi quasi da trequartista. Stiamo parlando di un ragazzo che ha delle qualità importantissime, stiamo parlando di un ragazzo che alla Juventus stanno attenzionando con grande interesse ed è in questo momento uno dei maggiori prospetti della sua generazione, uno di quelli che può diventare grandissimo per le abilità che ha. E attenzione, nonostante la sua età, classe 2003, si sta confermando a livelli alti da titolare a Lione. Cioè non è che parliamo di uno che gioca nel Lione dei ragazzini, parliamo di prima squadra e parliamo di titolarità. Ha il doppio passaporto, quindi è francese, dove è nato è portoghese, ma gioca in Francia. E attenzione, il problema però è uno, e cioè, ed è evidente ed è chiaro, la concorrenza. Perché comincia a essere adocchiato dai maggiori club europei, perché c'è tutta la Premier League su di lui,
c'è quindi il Chelsea, c'è lo United, c'è il City, ma attenzione perché anche Real Barcellona si stanno interessando seriamente su lui. Quindi tradotto questo cosa vuol dire? Che la Juventus sta facendo un blitz per gennaio per bloccarlo. Sta cercando la Juventus, secondo il Tutto Sport, di bloccarlo già da gennaio, dove può bloccarlo e portarlo o già da gennaio o a giugno a Torino. Perché un ragazzo è il tipico ragazzo che per qualità o lo prendi oggi o non lo prendi più. Cioè, se aspetti un anno, lo trovi in Premier League, lo trovi in Liga, lo trovi in una top. Non c'è molto di cui discutere. Anche perché c'è un aspetto che forse non abbiamo considerato e che va attenzionato molto, moltissimo. Sapete perché tra un anno non lo trovate più? Perché questo ragazzo è nella rosa del Lione dal 2021, ma la sua scadenza di contratto è nel giugno del 2024, quindi non questo giugno che arriverà, ma il prossimo, quindi di fatto è in scadenza. Questa scadenza abbassa terribilmente il prezzo di questo ragazzo, che si può prendere per 15 milioni di euro. 15 milioni di euro, lo dico sinceramente, per malo gusto è una cifra irrisoria, veramente irrisoria. Vi posso assicurare che questo ragazzo ha delle doti tecniche impressionanti, è un ragazzo che secondo me è veramente forte, ma forte, e su quella fascia lì a destra può essere veramente il sostituto di Juan Cuadrado. Ed è ottimo perché ti può giocare sia come terzino che come centrocampista avanzato in un 3-5-2. Quindi se tu lo vuoi mettere come terzino a destra in una difesa 4, Malaugusto te lo può fare, perché ha una struttura fisica che te lo consente, perché ha delle capacità difensive che te lo consentono. Ma se vuoi sfruttarlo appieno, il 3-5-2, modulo che attualmente sta utilizzando Max Allegri, è ideale. E se stai cercando un sostituto di Juan Cuadrado, Malaugusto è il nome giusto. Una rima clamorosa, ma che però mi è venuta in maniera molto naturale. Perché è un giocatore perfetto per questo ruolo, è un giocatore ideale. L'unica però preoccupazione è: questa Juventus senza Champions League da gennaio può affascinare Malaugusto? Secondo me sì. Sapete perché? Perché questo ragazzo comunque sa che se viene alla Juventus o a gennaio, ma principalmente a giugno, sa che trova la fascia libera, perché non ci sarebbe più il buon Cuadrado. E quell'ingaggio lì di Cuadrado da 5 milioni puoi destinarlo proprio a questo ragazzo, magari non da 5 milioni, ma almeno ti liberi di un ingaggio di 5 milioni di Cuadrado. Prendi Malaugusto, che costa 15-20 milioni, ma gli dai un ingaggio da 3,5. Hai risparmiato sull'ingaggio, ma hai preso un ragazzo, ti sei liberato di Cuadrado che ha la sua età, e hai preso un ragazzo che invece ha... un'età molto più bassa, perché parliamo di un ragazzo di 23 anni, ma soprattutto ha delle doti tecniche impressionanti. A me francamente piace tantissimo. Parliamo di un ragazzo che tra l'altro ha un buon piede, perché ha un piede mancino interessantissimo, perché ha corsa, sprint, grinta, sa anche far gol, ma soprattutto è un uomo assist, uno di quelli che ad Allegri piacerebbe, perché è uno di quelli che ha il piede delicato per mettere costantemente palloni in mezzo. Qua si parla di un blitz di mercato, e quindi secondo me il ragazzo potrebbe essere già bloccato a gennaio. Per come la vedo io, questo ragazzo intanto giocherà nella nazionale francese, presto lo vedremo anche in prima squadra, nella prima francese. È uno che diventerà uno dei top a livello europeo, ne sono certo, perché c'è della grande qualità in lui. Se dovesse prendere la Juventus, secondo me sarebbe non tanta roba, sarebbe tantissima roba, perché secondo me diventerà uno dei migliori esterni a destra d'Europa. Se lo prende la Juve al posto di Cuadrado, beh, tantissima roba. Cosa ne pensate? Apriamo un bel dibattito su Malaugusto. Questo nei commenti, vi piacerebbe? La Juventus può portarlo a giugno alla Juventus o addirittura a gennaio? È il nome giusto per il posto Cuadrado, oppure avete altri nomi in testa per il posto Cuadrado? Ditemi la vostra qui sotto.